Evolvere Eevee in leggende Pokémon Arceus, in Umbreon, Espeon o Sylveon può risultare difficile, cosa che invece non è se lo vogliamo evolvere in una delle sue altre forme, dato che sappiamo tutti richiede delle pietre evolutive. E questo gioco non fa differenza, ma se lo volessimo evolvere in una delle altre forme? Beh, in realtà è un po' anche come i vecchi titoli. Ad esempio, se raggiungiamo il livello massimo di amicizia durante il giorno, lo faremo evolvere in Espeon, mentre se lo raggiungiamo di notte lo faremo evolvere in Umbreon. Mentre se raggiungiamo il livello massimo in una qualsiasi ora del giorno e il nostro Eevee ha la mossa Occhioni Teneri, si evolverà immancabilmente in Sylveon. Per evitare però che il nostro Eevee si evolva in Sylveon, dato che ha Occhioni Teneri come attacco di base, dobbiamo o livellarlo fino a che non impara una quinta tecnica e quindi sostituire poi Occhioni Teneri con un altro attacco, oppure andare a parlare con la pilla che ci insegnerà, in cambio di 1000 poche euro, un attacco aggiuntivo per il nostro Eevee. A quel punto basterà cambiare mossa ad Eevee e farlo evolvere di giorno o di notte se vogliamo Espeon o Umbreon. Se invece vogliamo Sylveon, basterà semplicemente evolverlo mentre ha Occhioni Teneri come attacco assegnato. Mentre per le altre forme basteranno le pietre evolutive che si possono acquistare in questo punto del villaggio in cambio di alcuni punti che faremo trovando oggetti smarriti persi da giocatori reali o da altri NPC. Se invece non volete spendere i punti che fate trovando oggetti smarriti per comprare la pietra foglia, la pietra glaciale, potete evolvere Eevee in Leafeon e Glaceon alla vecchia maniera trovando una pietra muschio o una pietra ghiaccio. Ovviamente queste pietre saranno accessibili più avanti nel gioco, nelle prime 5-6 ore di gioco non avrete accesso, specialmente se siete completisti e cercate di completare tutta la zona esplorabile quando vi accedete. Il mio consiglio è o aspettate a far evolvere Eevee, oppure vi impegnate nella ricerca di oggetti smarriti che spawnano molto frequentemente le missioni di ritrovo di questi oggetti e vengono segnati anche sulla mappa, quindi non è neanche troppo difficile trovarli e guadagnare punti facilmente. Ognuno però può giocare ovviamente come preferisce. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo domani con un nuovo episodio di Leggende Pokémon.